Ciao, sono Alessio, fisioterapista, podologo e osteopata e ben ritrovati al nostro terzo appuntamento sullo studio del caso clinico. Oggi a visita abbiamo Carlo. Carlo è un bambino di 12 anni e perché si presenta qua? Ha dolore a entrambi i talloni. Quindi andiamo a studiare i nostri 5 indizi per la risoluzione del problema, per una diagnosi corretta. Primo indizio, 12 anni. È l'età dell'accrescimento, quindi già questo è un fattore molto importante da analizzare. Che sport fa Carlo? Carlo fa judo, quindi è uno sport dove sta scalzo e va a sollecitare molto la parte inferiore, l'arto inferiore. Terzo indizio, rispetto alla media è un ragazzo molto alto e molto robusto, quindi questo ci permette di capire che sollecita parecchio la parte del tallone, la fascia plantare e il polpaccio. Quarto indizio, quando migliora la situazione? Migliora quando ha una talloniera, quindi già con uno scarico morbido il dolore va a diminuire. Inoltre, quinto indizio, la mamma di Carlo non ha alcun esame diagnostico, non ha fatto l'RX. Quindi noi consiglieremo a Carlo e alla mamma di fare un'ecografia perché è un esame non invasivo e andremo a riscontrare 99 su 100 un'osteocondrosi, quindi un problema dell'accrescimento osseo, in questo caso di Sever Blanc. E andremo a consigliare a Carlo riposo, ghiaccio, e al persistere del dolore, continuare a mettere la talloniera e eventualmente fare un po' di terapia strumentale. Ci vediamo al nostro prossimo appuntamento.